Un buongiorno da parte mia, Gabriele Blair. Qui ci troviamo in piazza Umberto I, dove si è svolta la seconda parte di una manifestazione dedicata ai caduti. La prima si è tenuta al consorzio, il consorzio cimiteriale che raggruppa tre comuni, quello di Fratta Maggiore, Fratta Minore e Gromonevano, dove c'è una lapide ai caduti della Grande Guerra, c'è un piccolo mausoleo e lì è stata fatta la prima cerimonia. Qui invece in questa piazza abbiamo seguito tutto il cerimoniale partendo dall'alzabandiera con la presenza di tutte le forze armate, esercito, guardia di finanza, carabinieri, polizia, polizia municipale, protezione civile. Ma ho a fianco a me il primo cittadino di Fratta Maggiore, il dottor Marco Del Prete, che ha presieduto queste due cerimonie. Volevo chiedergli cosa ne pensa di queste due cerimonie che credo abbiano coinvolto veramente il cuore di tutti i cittadini frattesi e non. Sì, buongiorno a tutti e buon 4 novembre. Devo dire che la partecipazione forse a tratti ha sorpreso anche noi, è stata una manifestazione sentita in entrambi i momenti, sia sul sacrario militare che qui al monumento ai caduti, con una partecipazione di tantissimi cittadini, di tutte le forze dell'ordine, questo a significare che quando si parla d'Italia, quando si parla di unità d'Italia e quando si parla soprattutto di lanciare messaggi di pace, la cittadina di Fratta Maggiore è sempre attenta. E ho a fianco a me il reggente di questa basilica, Monsignor Sossio Rossi, che anche lui ha partecipato attivamente alla manifestazione nel 4 novembre che si è svolta in piazza. Don Sossio, qualche parolina su quello che abbiamo visto all'esterno della chiesa. Ecco, veramente devo dire che è stato un momento forte di comunione sia come istituzione civile che ecclesiastica, ma soprattutto quello che ha dato un senso a questa nostra manifestazione è stata la presenza di cittadini che hanno vissuto veramente con intensità questo evento. Di grazie al Signore per aver dato ai nostri fratelli che hanno testimoniato l'amore alla patria fino all'effusione del sangue, e quindi uno stimolo per tutti noi a vivere con fedeltà alla nostra chiamata alla santità attraverso le varie vie che il Signore intreccia sul nostro cammino.